Scusate ragazzi per l'assenza di Xanada, ma è stato difficile riuscire a svegliarlo. In questi periodi purtroppo è stato abbastanza ubanico, ma tranquilli l'ho svegliato usando i miei metodi putinisti XD. Per il resto buon proseguimento per il video, buona visione. Ok ragazzi, questo video ha un po' una storia obamica, praticamente i miei cugini deisti mi hanno rotto le barbabietole per portare un fottutissimo video su Brawl Stars, e quindi ecco qua il fottutissimo video. Comunque se vi chiedete del perché qui sotto vedete una roba di Obama, e perciò se metto il video a schermo intero si obamizza l'immagine, quindi ho deciso per non rovinare troppo la roba di mettere una roba obamica con la faccia di Obama. Comunque intanto sono con Brock, perché Brock è un personaggio che mi piace molto, perché assomiglia ad Obama e fa tante Obamate. Intanto porca puttana, non facevo video dai tempi dello zar, questo purtroppo perché in questi giorni ho lavorato molto ad Obamic World, e sono stato molto occupato. Intanto nelle fottute Obamate di bauli che ho aperto non ho trovato una mazza. E certo caro Xanada, e perché ci sono io? Oddio no, sei quel fottutissimo Mino. Non ti sentivo dai tempi di Ferdinando II di Borbone, come va? Fottuto Xanada, come osi nominare invano il re più importante della storia delle due Sicilie? Devi sapere che quando c'era lui Palermo aveva una stazione spaziale ed era la sede principale della NASA. Cavolo, si vede ancora che sei antidemocratico. Ma che cazzo dici, Mino democratico? Non ti facevo neo-borbonico. Comunque Xanada, si sto bene e stavolta non ti voglio lasciare facilmente in pace. Da quando ho finito di conquistare il mondo costruendo l'impero ergastolante, mi è venuta voglia di espandere l'ergastolismo ed ergastolerò il tuo mondo. Non finirei come quello schifo di Tannutuba che non so perché ma non riesco a prenderla. Come? Come fai a non riuscire a prendere Tannutuba? Non credo che sia così difficile. Tannutuba è protetta da una strana aurea che la protegge da bombardamenti e colpi di artiglieria. Proviamo a mandarci truppe, ma muoiono in modi misteriosi e ogni tanto quei bastardi contrattaccano manco fossero gli albionesi. Cavolo, manco fosse l'Obamistà, comunque non sto trovando una fava in questo CIE, sto penning obamico. Bene, perché io voglio che non trovi assolutamente nulla. Ma che cazzo fai? Cacione! Dice ti denunzio e ti faccio finire negli fuive. O no? Di nuovo tu. Ma non eri finito in Messico? Un momento. Ma chi sei? Ma che cazzo fai? Shanana, adesso ti denunzio. Come cazzo fai a non conoscermi? Dice ti faccio finire negli fuive. Scusami se non ti ho mai sentito, ma porco Pol Pot, ti presenti solo ora. Sono il Tito delle denunze e mi sono trasferito da poco a Tannutuba, ultima resistenza dall'omanismo ergastolante. Ecco dove eri finito, prima o poi ti ergastolerò, così come ergastolerò Xanada e tutti i monti. Ma smettila di sognare e torna alla realtà, come pensi di venire nel mio mondo? Mi sto mettendo in contatto con un tipo misterioso che dovrebbe darmi un po' dei suoi poteri. Non dico altro. Vabbè, comunque non ho trovato niente qui, quindi ha vinto l'omino stavolta XD, almeno ho fatto felice i miei cuginetti obamici, ho fatto questo CIE stopening per dire che sono ancora vivo. Perché sono stato abbastanza inattivo in questi tempi, appunto come detto prima, perché ho lavorato ad Obamic World e poi sono anche stato impegnato col lavoro. Nel 2020 farò uscire una nuova serie e usciranno altri video interessantistici. Fra poco entreremo nel 2020 e chissà cosa accadrà su YouTube e nel mondo da gennaio in poi XD. Vi ricordo che ci sarà la nuova legge Coppa, che non siamo sicuri ciò che farà con codesto. Concludo, vi auguro un felice anno nuovo. Finalmente! La colonizzazione adesso potrà avviarsi!